Maria Blu Scaringella per il telegiornale speciale news per la notizia web. L'associazione Made in Blu insieme all'associazione Oltre Babele di Cerignola e anche al Safarà, questo importante appuntamento di una pinta di libri che per quasi 2 mesi ha tenuto compagnia a Cerignola e non solo, che bilancio si può fare? Il bilancio secondo me è ottimo, perché comunque il pubblico è stato molto attento, c'è una Cerignola che vuole cambiare, che vuole crescere e trovo che sia davvero una cosa molto molto bella. Io giro tutta la Puglia con i miei appuntamenti, rimando davvero il pubblico che ho trovato qui a Cerignola, non l'ho visto da nessun'altra parte, quindi grazie a Cerignola, grazie a voi, grazie ovviamente al Safarà che ci ha ospitato. È nata da una piccola idea ed è stato un successo bellissimo. Sì, 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 infatti, penso anch'io che sia stato un bel successo, quindi mi auguro che Nicola mi voglia ospitare per qualche altra serata più in là e quindi ci rivedremo sicuramente. Quanto è stato importante anche l'apporto dell'associazione Oltre Babele? È stata fondamentale, perché comunque sul territorio non conoscevo nessuno, quindi avevo bisogno di un appoggio non solo fisico, ma un appoggio reale, concreto. Quindi la loro partecipazione è stata fondamentale, a loro devo tanto, devo davvero tanto. Senti, un'ultima domanda, c'è la possibilità forse concreta o anche fattibile che la tua associazione possa partecipare alla Fiera del Libro e del Giornalismo qui a Cerignola? Sicuramente sì, perché ci stiamo già lavorando per altri piccoli eventi, quindi sentirete parlare ancora molto di me. Perfetto, grazie e buon lavoro. Grazie a te, ciao a tutti.